Salette Maria non viene con altre novità in temi di messaggio, perché con la Madre di Dio l'antica verità diventa nuova e nel contesto dell'apparizione c'è l'invito ad ascoltare il messaggio del suo figlio, cioè l'invito veramente che porta il cambiamento della vita. Quindi si può dire che il discorso della Bella Signora è ispirato dal Vangelo. Sinodalità come cammino è sempre stato presente da quando la prima comunità ecclesiale riceve da Cristo risorto la missione di annunciare la buona novella, ad essere predicata a tutti i confini della terra. Infatti non si può concepire la Chiesa senza la centralità della croce. Dai pionieri dell'evangelizzazione apprendiamo che la croce è la glorificazione di Dio e del Figlio di Dio. È la vittoria su Satana e su tutti i poteri del mondo. È la prova della forza di Dio nella debolezza del brivido. Crea pace tra Dio e gli uomini e nuova unità tra i popoli. Il fatto che la luminosità della croce portata da Maria abbia attirato fortemente l'attenzione di Massimino e Melania significa che la fedeltà a Cristo crocifisso deve essere per noi ogni giorno un compito, strettamente legato alla croce e il centro di tutta la vita cristiana. Nutre il cammino sinodale della Chiesa. Senza di essa non saremmo nulla. In questo mondo incerto, come famiglia salettina e seguendo le orme dei primi missionari della Salette, sentiamo la sinodalità nella misura in cui prendiamo insieme il carisma della riconciliazione. Preghiamo insieme a Madonna della Salette. Ricordati, o Nostra Signora della Salette, delle lacrime che hai versato per noi sul Calvario. Ricordati anche della continua sollecitudine che hai per noi, tuo popolo, affinché nel nome di Cristo Gesù ci lasciamo riconciliare con Dio. Dopo aver fatto tanto per noi tuoi figli, tu non puoi abbandonarci. Confortati dalla tua tenerezza, o Madre, noi ti supplichiamo, malgrado le nostre infedeltà e ingratitudini. Accogli le nostre preghiere, o Vergine riconciliatrice, e converti i nostri cuori al tuo Figlio. Ottienici la grazia di amare Gesù sopra ogni cosa e di consolare anche te con una vita dedicata alla gloria di Dio e all'amore dei nostri fratelli.